per intercessione di San Giovanni Battista, Dio benedica il nostro paese. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Indipendenza, numerosi maltesi furono chiamati alle armi per la difesa della patria. Il 24 giugno 1859, durante la battaglia di San Martino, i soldati maltesi che si erano affidati alla protezione di San Giovanni Battista sentirono suonare la tanto amata campana della confraternita. Tornati a casa incolumi, con gioia e fede hanno tramandato questa grazia ricevuta fino ai nostri giorni. Il suono della campana e la protezione del santo ci accompagni ogni giorno. Iniziamo ora la nostra processione verso il monumento dei caduti. Aprirà la processione la croce con i chierichetti.
Le autorità civili, religiose e militari presenti a questo appuntamento che per noi mottesi, oltre ad essere un momento di raccoglimento, rappresenta l'unità della nostra comunità. Accogliamo con gioia tutti gli amici sindaci, il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, il consigliere della provincia di Vercelli Pier Mauro Andorno, la consigliera di parità della provincia di Vercelli, Lella Bassignana, e tutte le associazioni qui presenti che danno particolare lustro alla nostra cara festa. San Giovanni è il nostro santo, che ogni anno celebriamo ricordando i ragazzi che dopo aver sentito suonare la campana di San Giovanni tornarono incolumi dalla battaglia di San Martino, combattuta il 24 giugno 1859 durante la Seconda Guerra d'Indipendenza. Mi piace pensare che San Giovanni, proteggendo i soldati di allora, sia anche oggi il protettore di tutti noi mottesi, ma anche di coloro che si dedicano alla nostra comunità, operando sul nostro territorio, a coloro che si impegnano per amministrare il paese con le mille difficoltà di ogni giorno. Il nostro paese ha bisogno della sua tradizione, necessita di rinnovare il valore fondante della stessa. Questo deve essere prioritario e centrale. Tramandare le tradizioni vuol dire mantenere viva la storia del passato che si rinnova ogni anno nel presente. In questi anni da sindaco e in quelli precedenti come amministratore comunale ho compiuto un vero e proprio viaggio nella nostra comunità. È stato un cammino che mi ha portata a conoscere realtà bellissime, come quelle delle associazioni che lavorano per realizzare feste ed eventi, quelle di persone impegnate nel sociale, di persone che dedicano il loro tempo libero agli altri. Ecco, dedicare il tempo agli altri è un concetto che oggi diventa di particolare attualità con la frenesia della vita quotidiana. È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua rosa così importante. Cos'è la rosa del piccolo principe se non il suo cuore, la cura di sé, il suo essere, i suoi investimenti e le sue relazioni? Siamo responsabili di noi stessi e della cura che dedichiamo all'amore, all'altruismo e all'autenticità. A partire da noi stessi, riversando questa cura sugli altri, questo significa donarsi. Il dono del tempo è il dono di una grande opportunità ed è una gioia per me poter riscontrare che nella nostra comunità molti dedicano quel tempo così prezioso agli altri, come coloro che ad esempio hanno organizzato questa festa così importante per noi mottesi e a cui va il nostro più sentito grazie. Oggi è il giorno in cui sciogliamo il voto al nostro santo, quel voto che fecero 165 anni fa i giovani mottesi in guerra. Ogni anno lo scioglimento di questo voto per noi rappresenta un gesto di amore, quell'amore che sentiamo fortemente per il nostro paese e che ci consente di motivare i cittadini, di favorire il meglio di ognuno, di richiedere e ottenere la libera collaborazione di tutti per un bene umano che trascende gli interessi particolari, pur avendo radici in ogni individuo e soprattutto di capire quale sia il bene comune. Spronare gli abitanti verso un'idea di cittadinanza responsabile si traduce oggi in un vero e proprio stile di vita, aperto ai problemi della realtà, in particolare a quello della convivenza sociale. È necessario ritrovare il senso della coesione del tessuto sociale attraverso il recupero del senso di appartenenza. Questo è il nostro proposito per il futuro, la nostra speranza e il nostro orgoglio.
Con tutti questi sentimenti festeggiamo quindi San Giovanni, il santo di noi mottesi. Buona festa a tutti. Ringrazio il sindaco che mi dà l'occasione di portare il saluto a tutti voi mottesi e anche ai partecipanti dei paesi e delle terre vicine. Il discorso che ha fatto il sindaco racchiude in sé tutto l'amore che avete per il vostro territorio, che avete per le vostre tradizioni che devono essere conservate, devono essere portate avanti. Ogni anno in questa commemorazione del 24 di giugno si vede proprio il vostro attaccamento alle vostre terre, l'orgoglio che avete di portare avanti sempre il bene della vostra comunità. In questo momento non ci sono guerre, per fortuna, perlomeno fino ad ora. I mottesi sono riusciti con questo voto e con la grazia di San Giovanni a riuscire a portare a casa la loro vita, dando comunque merito alla loro battaglia, alla partecipazione che hanno fatto in quella guerra. Auguriamo davvero che non ci siano più guerre, ma ci auguriamo anche che anche tutti i giovani possano capire da queste celebrazioni l'importanza che è e che proviene dalla unione, dalla collaborazione, dall'unità di intenti per portare avanti sempre il bene comune. Come provincia di Vercelli siamo onorati di essere stati invitati e di partecipare a questa celebrazione, come onorati siamo di partecipare a tutte le celebrazioni che si svolgono in tutti i territori, in tutti i paesi della nostra provincia. Grazie a voi tutti, grazie all'amministrazione comunale, grazie alle associazioni, all'associazione proprio di San Giovanni. Bellissimo il quadro, io è la prima volta che lo vedo, ma è molto, veramente molto bello. Un particolare ringraziamento anche ai giovani, mi ha detto il sindaco che sono i diciottenni di Motta. Veramente il futuro è nelle vostre mani, comportatevi sempre in modo corretto e state accanto ai vostri amministratori, ai vostri familiari e date il buon esempio per tanti altri giovani e per tutta la vostra comunità. Veramente grazie, buona festa, viva Motta, viva la provincia, viva la nostra regione e la nostra Italia. Grazie a tutti quanti. Pier Mauro Andorno, consigliere della provincia di Vercelli e anche sindaco di Borgolale. Io ora passerei la parola a Carlo Riva Vercellotti, se vuoi venire consigliere regionale. Grazie sindaco, ragazzi, tenetela ben stretta perché quello è non soltanto il passato ma è il presente e il futuro della storia della tradizione mottese. Sindaco, io sono venuto con piacere oggi qui a Motta non tanto e soltanto per farti i complimenti a te e tutta l'amministrazione per la rielezione. Vedo anche tanti sindaci che sono stati eletti, nuovi del nostro territorio, e a te e a tutti voi sindaci nuovi eletti faccio l'augurio di una buona amministrazione, e ne approfitto anche per dire grazie ai tanti mottesi che mi hanno dato la loro fiducia nelle ultime recenti elezioni regionali. Ma sono qua soprattutto per dirvi una cosa a te sindaco, a tutta l'amministrazione, a tutti i mottesi: tenetevi strette queste tradizioni, tenetele vicine, andate orgogliosi delle nostre tradizioni, quelle più vive, più profonde. Vedete, qua noi non abitiamo in una grande metropoli, non siamo nella periferia di una metropoli, quelle anonime. Qui siamo a Motta dei Conti, siamo in un piccolo paese di campagna, un piccolo paese dove il passato, la storia si fonde con la tradizione, dove la religione si fonde con quel sano patriottismo di quei giovani che hanno dato anche la loro vita per l'unità d'Italia. Qui siamo in un luogo dove un sottile filo rosso lega i giovani di un tempo con i giovani di oggi, di quelli che saranno domani. Qui siamo in un luogo che per 165 anni
non ha mai mancato di sciogliere il suo voto. Ecco perché ci tenevo particolarmente a essere oggi qua con voi a Motta di Conti per complimentarvi per questa organizzazione di tutte queste giornate, per quello che fate, per quello che continuate a fare, ringraziare insieme all'amministrazione tutte le associazioni, salutare tutti i sindaci e le amministrazioni presenti, salutare tutte le associazioni d'arma presenti, tutte le persone, le comunità che sono qui presenti, non soltanto di Motta. Ma sono qua per dirvi appunto, teniamoci strette queste nostre tradizioni, andiamone sempre orgogliosi, perché sarà quell'orgoglio che illuminerà l'identità collettiva e, come diceva il sindaco, sarà quell'orgoglio che nutrirà lo spirito di appartenenza. Quindi viva davvero San Giovanni, viva Motta e viva la nostra regione. Grazie. Padre dell'umanità e Signore della pace, la tua potenza rifugge dell'armonia del creato e la tua misericordia riempie il cuore di ogni uomo di buona volontà. Signore, accogli nella pace eterna del tuo regno le anime dei caduti di tutte le guerre che con il loro sacrificio hanno dato la loro vita. Adesso, oh Signore, concedi la luce eterna e ai loro cari la tua consolazione. L'eterno riposo. Signore,